una commissione importante, mi permetto di dire una delle commissioni più importanti forse di questa regione, perché l'Abruzzo ha di fatto la maglia nera sulla gestione idrica. Noi lo sappiamo abruzzesi perché lo viviamo e lo abbiamo vissuto e continuiamo a viverlo sulla nostra pelle. Dall'ultimo rapporto Istat è proprio stato certificato che l'Abruzzo è la regione peggiore per la gestione idrica, con punte, pensate, di dispersione idrica nella provincia di Chieti che arrivano al 71%, dunque delle punte inaccettabili. Questa commissione si pone come obiettivo quello di mappare tutti i problemi, tutti i disagi dei cittadini e io in qualità di presidente mi farò promotrice dell'audizione anche, soprattutto dei cittadini all'interno della commissione, dei comitati di cittadini che chiedono la risoluzione di problemi e poi questa commissione vorrà anche risolverli evidentemente i problemi. Fortunatamente viviamo in un momento storico in cui le risorse non mancano e non mancheranno, le risorse economiche, e cioè i fondi del PNRR, per cui obiettivo della Commissione sarà anche indirizzare bene questi fondi, quindi spendere bene i fondi. Permettetemi un ringraziamento ai colleghi, sia di Commissione ma anche ai colleghi del Consiglio regionale che hanno voluto sposare questa causa e che hanno votato la mia iniziativa di istituzione di questa commissione in Consiglio regionale, che oggi mi hanno dato merito, diciamo così, di questa iniziativa eleggendomi presidente. Io credo che faremo un buon lavoro, i colleghi tutti di maggioranza e di opposizione sono molto ben intenzionati a risolvere i problemi degli abruzzesi. Forse per una volta faremo il Consiglio regionale, come dire, con tutti i consiglieri di tutti i partiti dalla stessa parte, e cioè dalla parte dei cittadini. Presidente, lei ha detto che si partirà con la mappatura, lei vuole fare un organigramma, ma concretamente questo che cosa si concretizzerà? Dunque, la normativa sulla gestione idrica è una normativa complessa che ha leggi nazionali e regionali che si intrecciano, tanti soggetti, l'ERSI, gli ATO, i gestori. Dobbiamo capire appunto come funziona, se funziona bene, perché alcuni gestori funzionano meglio di altri, perché alcuni ATO funzionano meglio di altri, e dunque cercare di risolvere i problemi dei cittadini. A me quello che interessa è lasciare in eredità a Regione Abruzzo una relazione, un lavoro ben fatto in cui si evidenziano tutti i disagi che i cittadini ci hanno evidenziato, tutte le soluzioni che il Consiglio regionale è riuscito a trovare con i fondi che ci sono del PNRR ben indirizzati a risolvere questi problemi. Insomma, noi passiamo per essere appunto la regione peggiore per la gestione idrica, vorrei risolvere questo problema. Vi siete posti già una tempistica oppure è prematuro, ecco, ragionare sui tempi di conclusione di questo lavoro immane? Dunque, la commissione durerà 6 mesi per legge, purtroppo non sono rinnovabili questi 6 mesi, non sono prorogabili, sono certamente pochi, per cui sicuramente faremo un lavoro serrato e audiremo quante più persone possibili, quanti più soggetti possibili e cercheremo di condensare il lavoro in 6 mesi, anche se forse ci sarebbe bisogno di un po' più di tempo, ma insomma cercheremo di fare il possibile.